Ciao a tutti, un mini video per farvi vedere le piccole cose che ho acquistato in un negozio cinese. Mi dispiace che le vedrete, diciamo, scartate perché il mio telefonino l'ha cancellato e quindi lo rifaccio, però appunto senza già con tutto scartato. Allora, la prima cosa che ho acquistato è stata questa scatola, molto carina. All'interno è al solito con i quadrettini tipici dei negozi di cinesi, perché tutte le scatole che ho acquistato in un negozio di cinese sono tutti con i quadrettini, appunto. Anche qui è molto bella, dei colori molto belli, anche se al solito al telefonino schiarisce un po' i colori, ma questo è proprio un rosa carico, 1,80 euro. Poi ho preso questo cestino che dovrebbe essere un contenitore per le piante, credo, però io lo userò per mettere altre cosine. Questo è un colore lilla e l'ho preso 1 euro. Ho acquistato un altro tempera matite a manovella perché di questi sembrerà un costo eccessivo, costano circa sugli 11-12 euro. Minimo l'ho trovato a 8 euro, però su AliExpress, quello che avevo fatto vedere nel video del tempera matite a manovella, vi metto qui il link se volete andare a curiosare, l'avevo acquistato circa 3 euro, 2,90 euro, così su AliExpress. Stavolta ho preso questo 2,50 in questo negozio. Ha il suo cassettino per quello che si toglie delle matite ed è leggermente diverso da quello che appunto vi ho fatto vedere in quel video, che avevo acquistato anche uno di Tiger. Ho trovato questo biadesivo a 80 centesimi. Il biadesivo serve sempre. Da settembre in poi ritorneranno i tutorial, quindi faccio scorta di biadesivo. Poi ho trovato questi punch, mini punch, a 1 euro tutte e tre. Poi a 60 centesimi l'una ho trovato queste forbici decorative. Di questo decoro, insomma, non lo avevo. Poi queste calamitine a 1 euro, anche queste utili. Io le acquisto su Amazon. 10 di quelle più piccoline, vi metto il link giù. Poi queste decorazioni a 1,20 euro sono di stoffa con la perlina incollata. Poi queste decorazioni in legno a 1 euro. Poi queste altre decorazioni a 1 euro, salve della vita, sempre in legno. Poi sapete la mia predilezione per le penne a quattro colori e nella mia community ho messo una foto di tutte le penne che ho anche su Instagram tempo fa. È della prima 7 mm e diciamo che con questa marca comunque mi sono trovata sempre bene con penne, blocchetti, insomma, quindi quando capita che costa poco, insomma, lo acquisto, è sempre 1 euro. L'avevo già scritto per provarla. È molto scorrevole come inchiostro. E poi come ultima cosa ho trovato questa carta da lettere, che è da tantissimo che non trovavo carta da lettere. Io ho una collezione, per tanti anni ho collezionato la carta da lettera. È costata 1 euro. Vediamola. Molto carina. Io vi saluto, spero che di avervi fatto una compagnia colorata, di avervi mostrato qualcosa di carino e alla prossima. Ciao a tutti, ciao! Appunto appunto nel video del temperatine, cioè tempera matite. A settembre, da settembre in poi, insomma, ritorneranno i tutorial. Ok. Poi, sempre a 2 euro, no, se, togliti, sì.
la punta molto sottile, 7 centimetri, sì, 7 centimetri, una puntona. Poi sapete la mia predilezione, diciamo, anche cos'è. Poi sapete la mia predilezione per la penna a quattro gusti, stavo dicendo, vabbè.